qualche altra chiacchiera, cercando di iniziare a concentrarci anche un pochettino su altri argomenti diversi dai soliti che stiamo trattando in queste ultime ore, quindi Pogba e Bonucci. Su Bonucci direi che ho detto tutto quello che avevo da dire, su Pogba ci torneremo sopra, ma non perché vogliamo parlare di Pogba, semplicemente perché ci serve da tramite per analizzare un pochettino la situazione in casa Juventus. Intanto una notizia, perché sul profilo Instagram della curva della Juventus abbiamo letto che per Juve-Lazio avremo il ritorno della curva, che incita tutto lo stadio ad aderire ai cori e a tutto il casino che serve per far rendere al meglio i giocatori e comunque creare un clima di un determinato tipo. Io sono assolutamente contento di questa cosa, sono dell'idea che un clima di un certo tipo appunto riesca a tirar fuori il meglio anche dei giocatori. Non basta ovviamente solo questo, ma è una cosa che aiuta e che negli ultimi anni abbiamo visto, perché abbiamo sempre pochettino questo stadio che diventa un vero e proprio problema, ne abbiamo già parlato in più di un'occasione, quindi questa volontà degli ultras di tornare ad avere il pieno potere, tra virgolette, per gestire i cori e tutte queste cose qua, quindi il ritorno del tifo organizzato è sicuramente una buona notizia. Tra l'altro i ragazzi hanno detto che loro hanno scelto di non essere presenti con il Bologna, e quindi questo fa sperare che invece a partire da questa partita con la Lazio possa tornare tutto come una volta, quando lo stadio era veramente un uomo in più e andava anche a incutere terrore agli avversari. Io ricordo di aver visto più che letto e sentito, ho visto più di una volta le parole di Neuer riportate quando diceva che era venuto a giocare col Bayern Monaco a Torino probabilmente l'anno dopo Berlino, e che lo stadium era stato veramente un fattore che aveva intimorito anche il Bayern Monaco. E poi sempre inerente a Juventus Lazio abbiamo Federico Chiesa e Federico Gatti, Federico per due, che tornano in gruppo e quindi dovrebbero essere a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita. Per Chiesa una buonissima notizia, dato che ci eravamo preoccupati, visto che non si era presentato come convocabile a queste partite della pausa nazionale dell'Italia di Spalletti, ha saltato le prime due partite di Spalletti come commissario tecnico dell'Italia. Invece Gatti prova a ritagliarsi una possibilità, una chance per una maglia da titolare, anche se adesso rido, ma non c'è da ridere, credo che alla fine il titolare sarà ancora una volta Alessandro. Sempre a proposito di nazionale, comunque dobbiamo dire alcune cose. Perché? Perché ieri Miretti ha siglato un gol, è andato in gol con l'Italia Under 21, quindi dal punto di vista dei giocatori impegnati della Juventus in pausa nazionale abbiamo Miretti, che con la nazionale minore invece appunto è andato in rete. Buonissima notizia, anche perché secondo me Miretti deve sbloccarsi qui più che con i piedi, e quindi il gol è una cosa che aiuta. Solitamente un giocatore quando si sblocca e fa un gol va un pochettino in discesa, in fase calante, quindi spero che questa cosa possa tornare anche di buono alla Juventus. E un'altra buona notizia, sempre inerente alla Juventus, al centrocampo, ai giocatori che in questo momento hanno bisogno di sbloccarsi psicologicamente, è Locatelli che ha giocato titolare nella partita ieri contro l'Ucraina, 90 minuti. Io ho visto la partita, credo che Locatelli abbia fatto una buonissima partita davanti alla difesa. C'è sempre quel problemino suo che ti fa dire proprio non è il giocatore che svolge alla perfezione i compiti del regista, è un giocatore che spesso e volentieri tende a nascondersi dietro agli avversari. Locatelli è uno che per arrivare ad avere il pallone tende a muoversi per il campo, difficilmente è lui che va a proporsi come vertice basso per andare a prendere il pallone. Solitamente quando succedono queste cose è perché il giocatore non ha grande fiducia nei propri mezzi in quel momento lì, e io vedo che Locatelli ultimamente va un po' in giro per il campo finché non gli arriva il passaggio. Credo che ieri abbia fatto un paio di errori, uno grave che aveva mandato in porta l'Ucraina, ma per il resto una gran partita, una partita che andava anche sul ritmo di Locatelli, perché dopo questo giro palla per vie esterne, poi la palla arriva a Locatelli. Locatelli è stato anche quello che cercava di dare il ritmo alla gara, infatti il gol del 2-0 di Frattesi, giocatore che ha fatto un partitone anche Frattesi, anzi soprattutto Frattesi, dato che l'Italia vince con due gol del nuovo centrocampista dell'Inter. Però Locatelli in quella stagione lì è lui che dà il ritmo, è lui che dà velocità di sviluppo alla manovra, ed è lui che tramite il passaggio in verticale dà inizio all'azione. Io torno un pochettino sul video che avevo fatto, che avevo portato qualche giorno fa, e cioè io non credo che Locatelli sia un pippone, come lo fanno passare
tanti tifosi della Juventus. Io non credo che Locatelli sia un giocatore scarso. Possiamo stare qui a dire che probabilmente 40 milioni sono stati troppi? Sì, anche secondo me. Possiamo dire che Locatelli nella Juventus dei 9 scudetti non avrebbe giocato? Sì, anche secondo me. Possiamo dire che Locatelli in questa Juve è un giocatore scarso? No, per me assolutamente no, e dipende anche molto dal contesto in cui viene utilizzato, e abbiamo visto che Locatelli negli anni precedenti al trasferimento alla Juventus era tutto un altro giocatore. Ora provo a fare un attimo cherry picking, perché stiamo parlando di 4 partite, quindi vale come non vale, però una curiosità statistica ve la voglio buttare qui nel calderone, perché sono stato molto attento alla partita di Locatelli, poi ho cercato i dati su SofaScore e ho trovato questa conferma. E cioè, prendiamo in considerazione le 4 partite disputate da Locatelli in questa stagione: Udinese, Bologna, Empoli, Ucraina. Queste sono le 4 partite in cui Locatelli è sceso in campo. Con l'Udinese ha toccato 63 palloni, con il Bologna ha toccato 75 palloni in 81 minuti, poi è stato sostituito. Con l'Empoli ha toccato 74 palloni, con l'Ucraina ne ha toccati 85. Ora, non stiamo parlando di numeri incredibilmente differenti, 85, 75, si tratta di 10 palloni, poi dipende anche come li tocchi, perché comunque Locatelli ieri in nazionale l'abbiamo visto veramente ad un ritmo differente. Locatelli alla Juve tocca il pallone 2, 3, 4, 5 volte. Ieri uno, due tocchi, magari c'era quel momento in cui lo toccava 3 volte, però sapeva cosa doveva fare. Io torno al concetto che vi esprimevo appunto qualche giorno fa. Quando ti ritrovi in una situazione di campo in cui hai lo sbocco a destra, lo sbocco a sinistra, lo sbocco avanti o retropassaggio indietro, quindi hai 4, 3, 4 opzioni di passaggio, è più facile, no? Quando invece hai un'opzione di passaggio forzata che è avanti ma la devi lanciare, indietro vabbè, indietro ci si va sempre, poi sugli esterni o comunque di lato non hai i giocatori che si propongono, perché non c'è questo giro per il campo degli interpreti, questa volontà di smarcarsi, diventa più complicato. E quindi io ieri ho visto un Locatelli che non è un fenomeno, perché i suoi errori li ha fatti, che non è un regista, perché comunque giocava a nascondersi, però quando c'era ora di fare qualcosa col pallone tra i piedi, vedevo che aveva le idee chiare. E questo non dipende dal giocatore, questo dipende dalla struttura della squadra. Significa che comunque l'Italia, in quel poco che ha lavorato, ma l'avevamo già visto anche nella partita pareggiata, la prima partita con la Macedonia, l'Italia comunque le idee su cosa fare ce le aveva. Poi mi sembra una squadra che implode, perché dal punto di vista fisico sia con la Macedonia sia con l'Ucraina sono implosi, però la volontà di fare quel tipo di gioco c'era. Poi con Raspadori, che viene più vicino al centrocampista e quindi va a favorire anche l'inserimento di un giocatore come Frattesi o come Barella, diventa anche più facile mettere in risalto il centrocampo, per quanto mi riguarda. Con un giocatore come Immobile, che invece attacca la profondità, sono i centrocampisti a dover tirar fuori quel qualcosa in più per farsi vedere, per far apparire maggiormente le loro qualità. Quindi dipende anche comunque il tipo di approccio dell'attaccante, il tipo di gioco che vai a proporre per far risaltare le caratteristiche dei giocatori in campo. Però sicuramente il Locatelli che abbiamo visto ieri, il Locatelli che abbiamo visto nelle prime 3 partite di Serie A, è un altro Locatelli. Ripeto, è cherry picking, perché stiamo prendendo proprio una partita e poteva sbagliarla anche in nazionale, cioè non significa che facendola bene in nazionale, però significa anche che Locatelli certe cose le sa fare. Allora, torniamo su Pogba, ma torniamoci per un motivo. Tanto vi dico un po' cosa sta circolando, non c'entri confermato perché comunque non ci sono note ufficiali, però a quanto pare Pogba avrebbe ammesso alla Juventus di aver assunto il testosterone, con le modalità di cui parlavamo nel video di questa mattina, quel video uscito a mezzogiorno, e da quanto emerge Pogba e Raffaella Pimenta, quindi l'agente di Pogba, si starebbero muovendo per avere queste famose controanalisi. Allora, tanto come funzionano le controanalisi? Da quanto ho capito, anche qua non c'è una conferma ufficiale, ma non mi è mai capitato di trovarmi all'interno di questa situazione, né personalmente né di parlarne, però da quanto ho capito funzionano così. La sera che Pogba si è sottoposto agli esami sono stati estratti 2 campioni, immagino di urine. Uno è stato subito analizzato ed è quello che è risultato positivo appunto al testosterone, un altro invece è stato conservato, messo da parte, proprio perché il giocatore potrebbe avere la volontà, la necessità, il diritto di richiedere delle controanalisi, e deve farlo comunque in un tempo limite, penso 3-4 giorni dopo al massimo rispetto a quando è stato beccato, quindi insomma nel caso bisogna anche muoversi. Se quelle controanalisi andranno a dare un esito differente dalle prime, allora si aprirà
un determinato tipo di caso. In caso contrario, se saranno ancora positive, lì sono dei problemi e si entrerà all'interno della casistica che abbiamo già affrontato anche nel video di oggi. Se davvero funziona così, e quindi non ci sarà un secondo campione estratto da Pogba, anche perché comunque sono passate settimane ormai e magari quel farmaco, quell'integratore, qualsiasi cosa sia stata quella che ha assunto Pogba, con troppa leggerezza per un professionista del suo calibro, potrebbe anche essere ormai uscito dal suo corpo. Però se davvero Pogba ha ammesso di aver preso il testosterone e se davvero vorranno andare a fare le controanalisi, viene da sé pensare che anche le controanalisi andranno a dare un esito positivo alla faccenda. Quindi per il momento bisogna ragionare nel peggiore dei casi possibili, e cioè Pogba non sarà un giocatore della Juventus per questa stagione. Questo è il peggior caso possibile, non peggior caso perché oddio come faremo senza Pogba, non è questo il punto, però peggior caso perché il mercato è chiuso da due settimane scarsine, e quindi comunque la Juventus deve fare di necessità virtù fino a che non avrà la possibilità di tornare sul mercato. E quindi Locatelli, Rabiot, Fagioli, appunto Miretti, McKennie, Nicolussi, Caviglia. Quante volte abbiamo detto quest'estate che Pogba era il più uno, non il giocatore sul quale fare riferimento, ma il più uno. Un miliardo. E ne parlavamo dal punto di vista fisico, cioè ha una tenuta di un certo tipo, non sappiamo quanto durerà, l'anno scorso ci ha insegnato qualcosa, eccoci qua. Non avrei mai immaginato invece di ritrovarmi dopo 10 giorni a commentare, dopo 10 giorni alla fine del mercato, questa roba qui. Mai avrei immaginato. Quindi meno male che Pogba è stato considerato il più uno. Oggi si è parlato del mercato degli svincolati e c'erano nomi meravigliosi come quello di Soriano o di Benassi. Per l'amor del Signore, lasciamoli lì ad allenarsi in attesa di una chiamata di una squadra diversa dalla Juventus, ve lo chiedo per cortesia, perché ritengo comunque più probabile che venga aggregato alla prima squadra in maniera definitiva un giocatore come Nonge Buende, che si era già allenato nella pre-season, che Allegri aveva già utilizzato e che aveva già un attimino, era già entrato all'interno delle rotazioni, dei meccanismi durante la tournée americana. Attenzione però anche ai nomi di Yıldız e di Ealing, proprio durante la pre-season tutti e due sono stati utilizzati come mezze ali. Credo che nessuno dei due sia un centrocampista, proprio lo dico fuori dai denti, sicuramente non Ealing, probabilmente Yıldız dentro il campo può giocare in maniera migliore, però credo che sia più un trequartista o una seconda punta, un giocatore offensivo. Mezzala lo vedrei male, Ealing non ce lo vedo proprio. Ad ogni modo saranno appunto queste controanalisi, se verranno effettuate, perché ribadisco, se le controanalisi si effettuano su un campione già estratto e Pogba effettivamente in buona fede, in mala fede, quello che volete voi, però assunto testosterone, secondo me non ha nemmeno senso farle queste controanalisi, però dipende tutto da lì, dipende tutto da lì. Ma il futuro di Pogba non solo alla Juve, perché oggi nei commenti uno di voi ha tirato fuori un quesito interessante, anzi un dibattito, un argomento di discussione interessante, dicendo sì, però Pogba non è che si mette a rischio la carriera solo dal punto di vista sportivo, anche dal punto di vista degli sponsor. Sentivo un video di Romeo Agresti oggi in cui diceva che il nome della Juventus nelle ultime ore è stato associato alla parola doping, quando la Juventus nulla a che vedere con questa storia, perché non è la Juventus che ha dopato i calciatori, è un tesserato della Juventus che ha fatto una follia proprio, non trovo un altro termine per definirla se è davvero andata così, una follia, e di riflesso il nome della Juventus è stato tirato all'interno di questa bufera. Però chi ne risponde poi alla fine è il giocatore, e quindi Paul Pogba, quindi la persona Paul Pogba. Non solo la carriera sportiva, ma anche la carriera in generale legata agli sponsor, legata a tutto quello che prevede il mondo del calcio, il mondo delle star. Perché al nome di Pogba verrà affiancata la parola doping. Non stiamo parlando, non lo so, di EPO o della roba del genere. Stiamo parlando comunque di qualcosa che è andato contro il regolamento che prevede l'antidoping. E quindi, volente o nolente, anche se è stata una roba così, è considerata in Europa una sostanza dopante. E quindi Pogba si mette in difficoltà non solo dal punto di vista appunto sportivo, ma anche oltre, purtroppo. Io però voglio dire subito una cosa, prima che sia troppo tardi, perché so che questo argomento, se la stagione andrà male, tornerà fuori alla fine dell'anno. Io ve lo dico al 13 di settembre 2023, prima ancora che si sappia cosa succederà a Pogba, cosa non succederà. Questa roba non può e non deve diventare un alibi. Se la stagione andrà male,
non andrà male perché Pogba ha fatto sta roba qui e quindi, oddio, senza Pogba è cambiato tutto. Pogba, dall'inizio di questa stagione, era stato messo in chiaro, non poteva essere un giocatore sul quale fare affidamento al 100%. Lo stesso Allegri nelle prime conferenze stampa ha detto, difficilmente l'avremo al 100%. Anche solo averla al 60-70 nelle partite potrebbe essere interessante. Poi è ovvio che avere Pogba e non avere Pogba cambia. Ma che la stagione da buona a cattiva passi unicamente per il discorso legato a Pogba, io qua me ne tiro già fuori. Me ne tiro già fuori. Perché non può e non deve essere questo il grado di ragionamento per valutare la stagione. Poi ribadisco, avercelo o non avercelo fa tutta la differenza del mondo. Lo ripeto ancora una volta, io credo che tecnicamente dentro la rosa della Juventus sia quello più qualitativo, in assoluto, per ogni reparto, proprio il giocatore con più qualità, con più tasso tecnico e sicuramente perderlo non fa bene alla Juventus. Ma è un giocatore che sin dall'inizio si era candidato come più uno all'interno dell'organico, all'interno dei ragionamenti, all'interno delle partite, non era il giocatore sul quale fare affidamento. Quindi sicuramente è un imprevisto, è un inghippo, è qualcosa che non si era ponderato all'inizio, ma non può e non deve diventare l'alibi cardine della stagione in caso di robe che vanno male. Perché sicuramente la Juve può fare bene anche senza Pogba, come la Juve poteva fare male con Pogba. Questo non si scappa. Signori, un abbraccio e ci vediamo domani con un nuovo contenuto. Ciao!